Ora quel discepolo che Gesù amava dice a Pietro: è il Signore. Il primo che riconosce il Signore è il discepolo che Gesù amava, cioè per conoscere chi è il Signore devi conoscere il suo amore per te. Allora conosci il Signore. Lo conosci perché ami anche tu se conosci il suo amore. Quindi il discepolo che Gesù amava vede e dice: è il Signore. E indica a Pietro e a tutti dove sta il Signore e chi è il Signore. Difatti è solo l'amore che ci fa capire dove sta il Signore. E chi è il Signore? L'amore è la via migliore, dice San Paolo. Tant'è vero che senza amore tutto è nulla, tutto vale nulla. E con l'amore anche le piccole cose sono tutto. Sono il Signore che è presente. Allora quel discepolo che Gesù amava dice a Pietro: è il Signore, il discepolo che Gesù amava, il suo amico. Ora l'amicizia è amore reciproco. Questo discepolo che ha posato il capo sul seno del Signore, sul petto, che era ai piedi della croce, che ha visto il fianco squarciato, ha visto l'amore estremo, ora è diventato amico, cioè risponde a questo amore. Per questo può capire la risurrezione, perché ciò che rende presente una persona è l'amore. Anche se una persona ce l'hai davanti e la detesti, la uccidi. Se una persona è assente e la ami, ti è più presente di qualunque persona presente e occupa il tuo pensiero, la tua fantasia, il tuo affetto, il tuo amore, il tuo agire, la tua vita. E questa è la risurrezione. Che il Signore ha vinto la morte. Il suo amore entra in me e vivo alla sua presenza, e lui vive in me e io in lui. Non è semplicemente il fatto che lui è risorto 2000 anni fa, questo è fondamentale, perché se non è risorto, allora non è vero nulla delle sue parole, delle sue promesse. Ma l'esperienza è proprio l'esperienza che fai con qualunque persona. Che se la ami, lui è in te. E se lui ti ama, tu sei in lui. Noi siamo da sempre in Dio, perché da sempre ci ama. Quando scopriamo il suo amore, anche lui è in noi ed è per questo che lo conosciamo e viviamo di lui. E quindi è la nostra risurrezione, l'incontro con lui.